Ma questo è vero e lo vedo al rapporto straordinario che c'è stato tra me e la figlia di Albert Camus, Catherine Camus, che mi ha permesso di mettere molto di me stesso dentro. Lei conosceva un po' quello che avevo fatto, aveva visto l'America, aveva visto il lago dei bambini, e quando ci siamo incontrati la prima volta mi ha detto: se lei non mette se stesso dentro la storia di mio padre, non riuscirà a cogliere la vita di mio padre. A quel punto io ho avuto come una specie di investitura, o investimento, non lo so, comunque diciamo investitura, e da lì sono cominciati anche un po' i problemi, perché io ogni volta cercavo di sentirmi all'altezza delle aspettative di Catherine Camus, e alla fine del film, col film già fatto, e la mattina della proiezione solo per lei e alcune persone di Gallimard, la casa editrice, io vengo a sapere dal produttore, che era praticamente bianco, terrorizzato, io dico: guarda, c'è una proiezione in corso, alla fine può anche andare male o può andare bene. E lui dice: se va male è una catastrofe per tutti, perché io ho firmato un contratto nel quale si dice che se la signora Camus non approva il film, non si può nemmeno utilizzare, non so, la metà del titolo. Chiamerete Vacanze a Vangeli, ma non Il primo uomo, perché insomma lei, una donna molto intelligente e anche esperta di cose cinematografiche, aveva capito che spesso le sceneggiature ingannano, quindi firmare una liberatoria su una sceneggiatura è come un salto nel buio, perché il film può diventare un'altra cosa, perché è la regia che poi rende quel film in quel modo, no? E quindi lei aveva firmato questa cosa che il produttore aveva accettato. Poi non so, il produttore non si è pentito, perché io l'ho visto 10 giorni fa e gli ho chiesto perdono, perché il film in Francia è stato una catastrofe. Non si può dire che il film è andato male, no, peggio, no? E credo che in questa catastrofe francese ci sia anche la colpa del regista italiano, cioè il fatto che il regista sia un regista italiano. Qualcuno ha rimproverato al produttore di aver scelto un regista italiano. Tra l'altro hai lavorato su un romanzo che è un romanzo incompiuto, nel senso che morì in un incidente stradale nel 1960 mentre stava appunto scrivendo questo romanzo, e questo romanzo è uscito credo più di 30 anni dopo, è appunto sistemato, messo a posto anche dalla figlia, credo. Soprattutto dalla figlia, è curioso, non so se si vede l'edizione francese, ci sono brani della scrittura autografica di Camus assolutamente incomprensibili. Lui aveva una scrittura minuta e anche scriveva in una maniera un po' da medico. Lei ha dovuto decifrare la grafia del padre. E quando il padre è morto era giovane, una ragazza, quindi non si può nemmeno dire che lei avesse avuto dei rapporti con il padre tali da poterle dare, diciamo, l'autorevolezza e la libertà di dare alle stampe la stesura finale di un libro. Per quanto riguarda invece me, la regista, devo dire che se uno si trova un film da fare, o un libro non compiuto, è molto felice, perché ha più libertà che non invece quando c'è una cosa, diciamo, perfetta come L'étranger, che è stato un po', si può dire, non è che io uso un termine offensivo, per carità, perché io di fronte ai suoi figli mi sento una nullità, però diciamolo pure, lo straniero di Visconti non è all'altezza dell'étranger di
Cain. E non è un caso, perché da una parte c'è stata una soggezione da un uomo come Luchino Visconti verso questo testo meraviglioso, e dall'altra un ricatto molto duro della vedova, che ha imposto una fedeltà letterale proprio al testo. E questo è uno sbaglio enorme, perché sono due modi espressivi totalmente diversi, non hanno nulla a che vedere la letteratura e il cinema. Quindi se uno impone la fedeltà a un regista, la fedeltà al testo, sta distruggendo il film,